Astolfo! Uniti!
arrenditi! O eliminerò la tua progenie. Ora! Basta! I britanni non accetteranno la pace se li trattiamo così. Questa è opera dei pretoriani. Fermi! Amici di Roma, vi presento Basilius, figlio dell'imperatore. Comandante Vitellio, mi rallegro per la vostra venuta. Per poco non vi siete perso tutto il gaudio di questa festa. Confido che il vostro viaggio sia stato piacevole. Signore, vorrei... Le guardie prenderà il comando. Guardie, occupatevi dei britanni. Vostra Altezza, devo... Forse non lo sapete. Fratello Commodo è ancora disperso. E io intendo scoprire che cosa ne hanno fatto questi selvaggi. Noi britanni vivevamo in pace governati dal vecchio capitano romano. Ma il nuovo condottiero Commodo, figlio del vostro re, è malvagio e merita il suo destino. Non ho altro da dire. Mi è chiaro ora che voi britanni non amate come noi romani. Tua figlia? È davvero incantevole. Picchiala finché non parla o la faccio l'amore. Non importa. No! Un momento! Com'è? Ti permetti? Come ti permetti? Io sono il figlio dell'imperatore. E io posso tutto ciò che voglio. Vi prego! No! Non uccidetela! Vi dirò ogni cosa! Commodo è stato ceduto al re Bicorn nelle lande settentrionali. Al di là del vallo. Vi prego. Lasciate mia figlia. Ti prego. Vedete? C'è un solo linguaggio che questa gente comprende. Il linguaggio della violenza. Troverete il condottiero nelle tenebre oltre il vallo. Dove cupe e brulle scarpate sovrastano laghi oscuri e senza fondo. Dove uomini dalle lunghe corna errano da tempi remoti e dove coloro che si avventurano non fanno ritorno. Entusiasmante. Comandante, condurrete i vostri uomini a nord, alle brulle scarpate, e troverete mio fratello. Guardie, rinchiudete i prigionieri. Preparatevi! Sentito il comandante! Pronti a marciare! Centurione! Marcia, uomini! Non perdete tempo! Andiamo a nord! D'accordo!
Vitellio ci ha condotti a Settentrione, oltre i limiti dell'impero e i confini del mondo. Abbiamo affrontato guerrieri più simili a bestie che a uomini, così terribili da piegare persino le legioni scelte di Roma. Le parole di Oswald ci tormentavano mentre proseguivamo nell'implacabile oscurità, nelle lande battute dagli uomini dalle lunghe corna, da dove solo pochi fanno ritorno. Questo forte, il Fosso di Glot, si dice sia niente meno che il Parco Perlane, luogo di fiamme e morte. Temo che ciò che accade qui ai confini del mondo presto lambirà l'impero stesso. Ingegneri, lavate il pellame. Antonio, controlla i cavi. Otto, assicura le sbarre. Ci muoviamo alla decima ora. Sì, signore. Salveremo comodo. Costruiscono i fantocci di Vimini solo per i sacrifici più importanti. Sarà certamente là. Attaccheremo col favore della notte. Non mi piace. E quello? Shh. Cosa ci osserva? Se vogliono battersi, perché non escono allo scoperto? Forza! Silenzio! Cosa ti spaventa? Siamo romani, della quattordicesima! C'è qualcuno più avanti, è fuggito nella nebbia! L'ho visto, una sorta di animale, un animale con due gambe! Calma, soldati, ci avrebbero già attaccato se avessero voluto. Abbastanza senno per temere. In fretta, uomini! Fermi! Vado in avanscoperta. Imboscata! Liberate il ponte! Thank you.
Alzati, figlio di Roma. L'impero ha bisogno di te. Alzati. Devo trovare i miei.
gli dèi abbiano pietà di noi. Grazie, signore. Dobbiamo salvarli tutti. Forza! Sì, signore. Posizione! Testuggine! Arcieri! In posizione! Sono allo scorpione! Come on.
arrangiarsi con me! Fianco sinistro con me. Gli altri sulla destra in attesa del segnale. Sì, signore!